pallone da fuori. Seboli, attenzione, ora il match point è per San Giustino e Prandi va a fermare tutto. La rabbia di Seboli su questo pallone, tocca adesso a San Giustino giocarsi il match point. Che momenti, amici telespettatori. I tifosi di San Giustino ritorna in campo, match point di San Giustino, ed è chiaro che se Maric ha rischiato sui 14 pari, chiudiamoci se non rischia sui 15 a 14, proprio a favore. Bianchini su questa sassata di Rauerding dopo una bella difesa dello stesso olandese. Di nuovo a parità, 15 a 15. Sottile. Sempre sul fiore. Andiamo a prendere Noda direttamente su Sottile. E c'è il tocco a rete da parte di Bome. Mamma mia, che decisione hanno preso gli arbitri. Che decisione. Che decisione. Abbiamo presa diretta, Sottile. Match point, secondo per la Tiro. Ed è finita! Rauerding proprio su Maric, 17-15, l'altra latina vola e con tanta fatica ai quarti di finale, ma onore e merito a San Giustino che ha reso le cose maledettamente difficili alla squadra di Silvano Prandi. Applausi a San Giustino, ma probabilmente per quanto fatto vedere in stagione l'Andreoli merita i quarti di finale. Sorriso anche di Fenoglio che stempera i toni, anche Vincenzo Porro che si porta vicino Dario Simoni. L'abbraccio, l'abbraccio di Silvano Prandi con i suoi ragazzi, ma applausi, ripetiamo, anche a San Giustino. Scappa anche qualche lacrima, Patriarca ad esempio sta versando qualche lacrima, se non sbaglio anche Prandi si è commosso. Eh sì, ecco qui la stretta di mano con il presidente Giario Falivene, 17 a 15.